terzo giorno a Venezia. Allora, la prima tappa di questo terzo giorno a Venezia sarà la Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, che è a 10 minuti circa a piedi. Questa di fronte a me è la Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Questo è il monumento a Tiziano. Spettacolare questo coro ligneo. L'assunta del Tiziano è in restauro. Di fronte a me è un'opera di Donatello. Questo è un orologio del Cinquecento, della campana della Basilica dei Frari. Meccanismo ancora perfettamente funzionante. Veramente splendida la Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, una chiesa francescana. E adesso proseguiamo la visita per Venezia. Adesso vado all'Accademia e sulla strada si incontra questa piazza. Dove si trova questa chiesa sconsacrata, nella quale c'è questo museo interattivo su Leonardo da Vinci. Ed eccomi alla galleria dell'Accademia di Venezia. Eccomi fuori dalla galleria, veramente spettacolare l'Accademia di Venezia e adesso volevo andare a mangiare qualcosa e poi a vedere il Museo di Carezzonico. E adesso vado al Museo Carezzonico. Ed eccomi all'ingresso del Museo Carezzonico. Allora, veramente molto bello anche Carezzonico. Adesso vado verso San Marco,
E poi raggiungerò l'isola di San Giorgio. Sta iniziando anche a sgocciolare un pochino. Speriamo che non si metta a piovere. Prima di arrivare a San Giorgio mi sono fermato qui a Santa Maria a visitare questa chiesa. E adesso entriamo. Ecco l'interno della Basilica di Santa Maria della Salute. Adesso vado su quell'isola lì. Ed eccomi sull'isola di San Giorgio. Adesso andiamo a visitare la chiesa e il complesso. Di fronte una magnifica vista di Piazza San Marco, Palazzo Ducale. Sono salito sul campanile della chiesa, questo è il panorama, e l'isola di Giudecca. Questo qua invece è il panorama verso il Lido di Venezia che si vede sullo sfondo. Da qui si ammira il panorama su Piazza San Marco e tutto questa è la zona di Castello. Da qui Piazza San Marco si vede ancora meglio. Qua siamo contro sole, si vede il canale di Giudecca e l'isola. Mentre da questa parte l'ingresso al Canal Grande e vediamo anche Piazza San Marco. Che bello questo coro ligneo, guardate, veramente fantastico. Adesso lasciamo la chiesa di San Giorgio e andiamo a vedere se c'è ancora qualcosa su quest'isoletta. Allora sono sull'isola di San Giorgio, adesso vado a vedere cosa c'è qua dietro. Nel frattempo si vedono tantissimi yacht. Allora finisce qua la mia giornata, la mia visita di 3 giorni a Venezia. Adesso col battello vado in stazione, da lì prenderò un pullman, penso, per Messe, dove ritirerò la valigia, il trolley e torno poi a casa Parma. È stata una bellissima gita fuori porta di 3 giorni in Venezia con così poca gente. Non l'avevo quasi mai vista, anzi, non l'avevo mai vista neanche al telegiornale. È stato piacevole riuscire a passeggiare per le sue calle senza dover litigare con le orde di turisti. Adesso dietro la nave c'è San Marco. Ciao ciao Venezia, presto!